Questo programma è offerto da Autonoleggio, PM Servizi, SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Buongiorno a me, Francesco, buongiorno, che onore questa mattina di avere a Francesco Sacco. Anche i cari. Mamma mia, come stai, Francesco? Ma me la cavo. No, tu te la sempre cavata, te la cavi perché sei una persona intelligente, una persona brava. Dove ti mette... Dove suonare il violino, dove mette, come si dice, dove ti mette mente di cacci di mano. Hai capito che vuol dire? Sì, 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 eh? ho capito. Allora, Francesco, dimmi, dimmi. Oggi sono contento che sono contento. Oggi non abbiamo il nostro editore, perché per motivi di lavoro ha dovuto andare fuori. E lo salutiamo, no? Ciao Giova, sei sempre fuori, non c'è niente da fare. Alla grande. Allora, cosa mi dici, Francesco? Parla, no? Dimmi qualcosa, dai. No, io ti volevo chiedere una cosa. Per deformazione professionale, proprio. Professionale. Allora, prima abbiamo ascoltato, ma l'ha rubato Galluzzo, che è dedicato alla Lamezia. Ma c'è qualche riferimento politico per caso, qualcosa del genere? Politico, perché l'hai dedicata alla Lamezia? Quasi, diciamo. Ci hanno rubato un comune negli ultimi scusa anni, no? Galluzzo, quasi siamo là. Quindi è una canzone politica. Dedicata anche a loro. Tipicamente folk. Perché devono lavorare... Buone, perfette. La ascolteremo alla fine. Non diciamo cose, diciamo, ma poi. Era una preview. Così restate. La cantiamo alla fine, quella. Ma così restano la sul canzone filo. Si canta alla ha fine. Cantato qua. Mano ha rubato Galluzzo. E la gente sta lì in attesa che arriva sto Galluzzo. Arriva tu Galluzzo. Hai capito? Questa canzone di Galluzzo che canta alla fine della trasmissione, sì, della rassegna stampa. Io l'ho sentita cantare a mia mamma, il buono mio mamma. Sì, cantava questa canzone mia mamma, non so dove l'ha sentita. E poi io l'ho sentita cantare e me l'ho imparata, non me l'ho scritta e me l'ho imparata. E no, io non è che sapevo. Perché c'è Marrubaro Galluzzo, però è diversa, tutta diversa. Capite? È in italiano pure, capito? Non è proprio un dialetto. La tua è una variante questa folcloristica, questa è in dialetto. Ah, beh, bella canzone, bella canzone. Allora, Francesco... Come mai qua stamattina? Ecco, questo che mi faccio la domanda. Devo fare le veci del nostro editore e anche degli altri. Oggi è toccato a me. Oggi è toccato a te. E mi fa piacere perché questa è la prima volta che siamo assieme. Sono quattro... No, vabbè. Sei venuto, diciamo, a come ospite. Come ospite, cose. Però, però alla sì, rassegna stampa non ci sei stato. È la mia prima volta da... Non lo so, sparring partner. Utilizziamo questo. Sì. Vabbè, poi... Poi dopo com'è? Per rifarlo. Sparring che? Parinchelli. Poi presentiamo una bella ragazza. Io chiamo ragazza, no signore. Cioè, chi mi sta cavando, scusate, Giovanni. Passate in diretta. Scusi, però stiamo lavorando qui. Cosa vuole? Avete cominciato già? Sei in diretta. Certo. Che siamo in diretta, Giovanni. Mi hai obbligato a venire qua al tuo posto, Chissà. Okay. Tutto qui? C'è altro? È tutto qui. Cioè, non hai niente da dire ai tuoi follower, ai tuoi fan? Niente. Ah, ma siete in diretta? Buonanotte. Sono in diretta, te l'ho detto. Buonanotte, sì. Sto guidando io, allora pensavo... Beh, vabbè. Giova. Sei in forma stamattina? Giova. Meno male, ma poi... Maria Chiara, fai l'anteprima o tu stamattina con Albino? Con me, sono con Francesco, facciamo l'anteprima con Francesco. La stiamo già facendo. La stiamo già facendo. Ho capito, ma... Francesco Sacco perché non è capace, ci vuole Maria Chiara. Sì, vabbè, ma diciamo Francesco. Ok, me ne vado, ciao. No, non può dire queste cose in diretta. Cioè, non lo so. Svilisce la mia persona, la mia professionalità. Ce la stavo cavando benissimo, Giova. La gente ci crede, la gente ora penserà, ecco perché non ha mai fatto la rassegna stampa in vita sua. Perché è un incapace. Giova, ma ci vediamo domani? Ci vediamo domani. Domani mattina? Sì. Ah, vabbè. Allora, buon lavoro e buon viaggio. Vai piano piano. Ti raccomando. Piano piano, rasa, ciao. Ciao. E non chiamare più.
sapete che facciamo? Pensavo con c'è. No. Io quando prendo un impegno, cioè. Ma stiamo, scherziamo. Perché se pensavamo un c'è, capito? Sì. Quanta premura. No. Il tempo stamattina è un po' leggero, fa sole, dovete essere buono, guarda qua, guarda. È farlocco. Tu mi devi vedere, no, guarda, sì. Francesco, il tempo è buono, guarda, c'è il sole, e invece stamattina c'è le nuvole, domani è la stessa cosa. Ma non sono le nuvole, chiode. È la stessa cosa domani, recita. Ieri ci ha illusi perché ieri è stata una giornata fantastica, ma non è che a livello climatico. Quando dicono che piove c'è il sole, quando dicono che con piove c'è un malottio. Può essere. È tutto può ma questa è la legge di Murphy, che dice se qualcosa può andare male lo farà. Non abbiamo detto quanto ne abbiamo oggi, 28 novembre. Arthur Bloch, la legge di Murphy, dicevo. C'è questa legge, ma sì, Marti, quello di Ritorno al Futuro. C'è questa legge di Murphy, ok, che cioè l'ha elaborato lo scrittore Arthur Bloch, che dice se qualcosa può andare male lo farà, proprio l'ottimismo. E che chissà, insomma, piove. Quello però non era Arthur Bloch. Te la cantava tua mamma sta canzone. Giove, la gattarella amore, lo sorge si marita con la cua pula di seta. Mia madre. Hai visto quanto te ne insegni? Grazie. Mia madre mi cantava Battisti, Battiato. Battisti. Saluto mia madre, che però non sa cantare, a dire il vero. Ma questo non è. Questo è una. È il pensiero che cosa. Però già mi indirizzava verso. Filastrofa, è una filastrofa che sta, capito? Una filastrofa? Sì, questa è una filastrofa. Che sarebbe la fusione tra una strofa e una filastrofa. E poi si dice di venere lune come un giorno a scuro. E oggi che giorno è? Oggi, perso oggi, la cognizione del oggi tempo. È giovedì, oggi niente. E quindi? Oggi giovedì gnocchi. Siamo in un limbo. Giovedì gnocchi. Mi devo fare cucinare gnocchi? Francesco, sei un artista, Francesco. Ma anche i cani. Sono io l'artista, sei tu l'artista, sei tu il menestrello tenuante. Te l'ho già detto di prima, non sono un artista, io sono uno di... No, divertire, la gente le faccio divertire. Ma no. Questo è sicuro. Questo è? Che con me si diverte. Anche quello è un'arte. Anche quello è un'arte. Non è facile fare divertire, è fare ridere, Non è facile, Assolutamente, non ti arrabbiare. Fare ridere... Ecco, abbiamo il nostro direttore. Salutiamo il nostro direttore Tonino. Tonino. Ti vogliamo bene di cuore, veramente. Allora, Mariuccio, prima di tutto ti devo dire una cosa. Il bambino come sta, il barone? Posso farlo vedere mio nipote? Non l'ho visto ancora. No, sta tutto bene. Tutto bene. Lo oscuriamo. Cresci. Ti mettiamo quelle emoticon che guarda. Sui social, ti riconosci. Comunque, le faccio. Ti volevo dire, ma quest'anno non te la senti una strimpellata per una stream? Non te la senti? È che un disagio, poi mi partire per Sanremo. Ma la sera, cioè dopo un mese, cioè ci vuole un mese per riprenderti da una strega notturna, fammi capire. Un mese, più di un mese. Andiamo bene. E questo dopo Sanremo secondo non lo vediamo più. Si fa una settimana a Sanremo, tac, via. Andare a fare la strena, io l'ho fatta parecchi anni. Guarda che te ricuoggi proprio. Vabbè, magari ti ricuoggi un po' prima. E poi vediamo, poi parliamo. Dai. Non facciamo cose di prescia perché io credo che se facciamo una strina di quelle belle mediatiche belle toste la strina di ST Television ci suggerisce mai cominci a fare fammi la cena fa è di tutto, Francesco Menda, ma la stiamo elaborando, è tutto in divenire, che c'è? Come? È di Francesco Menda, avevi scordato che era lui ori di lo parentato fa. C'è un problema però. C'è un problema. La scena fa con la presta e non tardare che la scena ma di cara, capito? C'è un problema però. Perché? Se venite a casa mia, la stessa mamma e anche mio padre di notte non la prendono tanto bene. No, è venuto a te. E papà è maresciallo della polizia locale e quindi è dotato di pistola. Arriva con un corpo scangio. No, vabbè, ma... Non lo so come la può andiamo prendere. Dove è gradita, dai. Dove è gradita andiamo. No. Ma siamo graditi a tutti i parti, dove andiamo. Io gradisco, il problema è che ancora vivo lì, quindi... Vabbè, vi farò sapere. Andiamo al tempo, scusate, non ce l'avete detto come. Il tempo l'ho detto. Il tempo qua alla cartina oggi è buonissimo, è vero. Allora diciamolo,
diciamolo che l'almanacco è menzognero, perché in realtà piove, davvero, il tempo fa schifo. È una poca davvero menzognero l'almanacco, però sai che ti dico, qua invece c'è sole. Il tempo non dovrebbe nessuno. Il tempo? Non dovrebbe nessuno, come i terremoti. Ma perché? Cose, cioè, oggi cave, il tempo è relativo, capito? Ma che capisci che c'è sotto terra? A 30-20 km tutta terra, che capisci? In effetti, che ci mettono i macchinari? Che ci mettono? E ma quale mezzo? Io chiedo scusa, Maria chiama, no? Mezzi, babbo, io ve lascio. Sei... andate avanti. Che come la salute? E che sei venuto a fare alla fine? Allora, hai salutato? Ciao, Mario. Ciao, Tone. Sei sempre tuo, Mario. Ciao, sei sempre un artista. Allora, what else? Cos'altro? Dopo queste cose che abbiamo. Tra l'ilarità generale. Andiamo al pensiero del giorno. Tu lo sai che la mattina leggo sì, il pensiero del giorno. Speriamo. Oh, ti raccomando. Che c'è? Correggimi, eh? No. Correggimi. No, vai da solo. Dice così il pensiero del giorno. Chi desia. Bravissimo. Hai detto bene. È posseduto a quel cama che potrebbe. C'è l'apostrofo, vero? Ah, c'è l'apostrofo. Sarebbe la chi? Aprostito. Siamo in fascia protetta c'è, ancora. C'è l'apostrofo. Vabbè, che prostata. Come ha detto prima? Prostata. No, come ha detto qua che c'è? Ciama, è un apostrofo. 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 Allora, apostrofo. Limo di nuovo, va. Chi desida è posseduto a quel cema. Cema, non è tu cema. Ma scusa, A quel ciama se venduto, ma che pensiero che brutto che c'è stamattina, proprio, che bordere sto pensiero. Chi desida e posseduto. Ma la prima è andata molto meglio, ma dico io, ma. Catonino dice, un tuo ieri, come ci guadagno, solo io 50 volte dopo sbaglio. Allora, chi desida è posseduto a quel ciama se venduto. Ma è presente ci ama, l'amore, no? Se venduto. È una cosa che... Jacopone da Todi. Che era un religioso e... poeta italiano. Ma spiegalo che vuol dire, mo. Io lo spiego. Certo. Allora, chi desia è posseduto... A quel ciama, io sinceramente questo aforisma non lo conoscevo, di Jacopone da Todi. Desia se che desidera una cosa dipende, sì, potrebbe richiamare il disio dantesco, però desia e posseduto potrebbe anche essere di se stesso. Ma quella cema, non è tuo cema. Scema. Comunque sì, credo si riferisca al desiderio, chiaramente. Desiderio. Quindi chi è posseduto al desiderio si è venduto a ciò che ama, che ossia a quel desiderio. Ecco. Quindi è fregato. Vabbè, andiamo alla chiesa, ricordi ai santi di oggi, che dobbiamo salutare? L'amore ci farà pezzi. Tu lo sai che devo salutare, no? Che ne devo salutare, mo? E tu sai il che nostro salutare. Vescovo Giuseppe Spillace, è un amore, un pastore, una persona davvero. È un pastore veramente tuo, tutti i pecorelli sono arcugliuti e non deve scappare uno, cioè. E tu, ci vogliamo bene. Sua eccellenza ci vogliamo bene, lo saluto tutti quanti. I santi di oggi, Francesco, San Giacomo della Marca Sacerdote, che si sa ci fare. Poi, Santo Stefano di Giovane Martire, salutiamo bravo. Tutti i Stefani, li salutiamo. Poi, San Teodora Badante. Salutiamo tutti quelli di Santo Teodoro. Oh, se c'era là, oh, San Teodoro, il mio, dove sono nato io. Ma siamo sicuri che sta per Badante? Io sono ignorante in materia religiosa. Qua abbiamo beccato tutte cose religiose, Jacopone da Todi. San Giacomo della Marca Sacerdote. Era una figura già prevista poi, all'epoca. San Stefano di Giovane Martire. Vabbè, martiri. Poi San Teodoro Badante. Non è che è bad inglese perché era cattiva. Bene, badante. No, scherzo. È badante. Non lo so. È badante. In genere, allora, dato che questi santi li dice ogni giorno, in genere, era un badante. Era badante. Guardava sto santo qua, Santo Teodoro. Quello di sopra. Era una badante che lo guardava, no? San Teodoro. No, ma è lei la badante. Quindi guardava se badessa. Stessa. Ma è badessa.
Badesse, no badante, che c'entra badesse, è badesse. È bello che lo dici a me, come se avessi detto io. E Tonino così, vabbè. Tonino così mi dice, ma perché hai detto di tu? Francesco, avessi molto sciavo. Mo sappa una bottiglia, shalom. Sai come meglio? Gindi a finire Francesco, perché io ne posso. Allora, io do questa impressione, ma in realtà... No, no, Francesco, ti voglio... È una faccia... Tu, è uscito il sole! Sì, oh. Tu oggi... Chiedo scusa all'almanacco. Posso chiedere scusa lo sgar non lo puoi legge ti alza oggi. Lo share. Sì, non avrò lo share, io ti non alzo. Avrò mai più io tante visualizzazioni in vita mia, sicuro, guarda, sicuro. Però se alza, volete contribuire a Radio City, scrivete Radio City. Come fai sapere quante telefonate te fanno oggi? Mi fai sapere oggi è Giovanni. Fatto schifo. No non lo farai mai più. Ma con Giovanni non lo posso fare io, perché... Cosa? Giovanni, diciamo... Ma cosa non puoi fare? Facciamo di 10 minuti con Giovanni, un po' difficile. Perché non mi trovo a mio agio. Mi sono perso. Non ti trovo a tuo con Giovanni, vabbè, preferisci Tonino, vabbè. Ma perché siete come Totò e Peppino, Jack Lemmon, Walter Matthau... Abbiamo i comiche. Mi fanno così. Che vuol dire? Ci dobbiamo abbracciare? Non lo so. Che vuol dire? Stiamo bene insieme, siamo una bella coppia anche noi, funzioniamo. Siamo allora, tipo... domani ti aspetto di nuovo. Ho detto Walter Matthau Jr. Siamo Joy e Chandler di Friends. Siamo Joy. Siamo ogni mattina alle 7. Dipende cosa faccio stasera. Perché ho qualche difficoltà al momento. L'oroscopo. Ma non lei legge l'oroscopo. Francesco è puro. È pure la spada forte per me, hai visto? L'oroscopo, io mi leggo solo l'oroscopo come io. Tu, quando sei nato tu? Io sono gemelli. Ah, io gemelli. Dicono sia un segno terribile. Gemelli, ecco, tu leggo subito. Vediamo che ti dici. Dobbiamo leggere solo il mio e il tuo. Rischio, no. Tu quando sei nato? Io sono stato a febbraio, questo è il mio acquario. Aspetta, ma parte al tuo, parte al tuo? No, no. In ordine cronologico. Eccola, vediamo. Il rischio peggiore oggi è quello della disperazione. No, dispersione. Cioè, c'è disperazione, è fuori di dubbio, però non è che dobbiamo farci condizionare. Dispersione. Che sono disperato. Le vostre risorse potrebbero sbagliarsi. Sparpagliarsi. Sparpagliarsi. E basta. E basta, poi no. No, voglio sapere ora. Ah, voglio sapere. E quella sente. No, qua è la. Quel... Ma... Oh, quel... avevi meno difficoltà con gli acopone da Toti, com'è questa cosa? Vai... Vai avanti. Non ridete tutto. Lo leggo io. Il mio oroscopo. Dove? Allora, il rischio peggiore oggi è quello della dispersione. Le vostre risorse potrebbero sparpagliarsi qua e là senza che riusciate ad ottenere i risultati, cioè, ma non è di oggi, è di tutta la vita questo. Tutta la vita. Al lavoro, progetti grandiosi ma ancora molto confusi reclamano una messa a punto più razionale. Adesso, messa a punto. Mi sa che devo cominciare a credere anch'io nell'oroscopo. No, scappa da macchina. E ora devi leggere il tuo. Il mio è così. Tagliate, che me tagliare? Tagliate per gli sgabbi. E che vuol dire? C'è scritto gli scambi. Scambi. Un giro. Scambi, tipo voto di scambio. Senza un giro di persone. Attorno vi un giro. Vi sentite. Un giro dove? Glielo leggo io. Ma ci muoci da io saggio una torego. No, io lo direi. Dove da. Il mio l'hai fatto leggere a me. Meglio tu, no, tutto rovina, a me non mi rovino. Invece mio. Era bello, se tu allora, leggevi il mio, io leggevo il mio. Allora è così, allora. Però abbiamo capito che tagliati sei egocentrico. Per i sgabbi, senza un giro di persone, e attorno vi un giro, che vuol dire? No, stai tornando su. No, ma perché ieri su? Lei ha appena detto giro non c'è più. Ha fatto il giro e basta. Vai. Ma che stai qui? Non lo so, torna su. Ma perché c'è un torna su. Quello è l'eterno ritorno. Allora, persona. Beh, che è un giro, non è che devi fare questa cosa circolare. È un giro, persona. Intorno vi sentite spaccate.
spaesati. Staffi complicite, staff complice, anti complici e collaborativo. Staff, guarda, ecco il tuo staff. Vedi, questo è lo staff complice collaborativo. Oh, guarda che difficile sarei, come dico io, È difficile, non è che è facile. Su vuole apposta, lo usare. Io invece non è che faccio apposta, faccio allora, collaborativo c'è scritto. Collaborativo, no? Collaborativo. Anche di guadagno. Di guadagno. Il guadagno. Anche il guadagno vi soddisfa la vostra virve. Verve. Quella che hai tu, la verve. Sai questo tuo modo di essere? Ma dove hai visto sta E? Io non lo so. Verve. No, perché tu leggi in inglese, perché la E in inglese è I. Verve. Tu sei avanti. Tiene banco e la considerazione altrui. Altrui, va bene? Degli altri. È un vero e proprio tonico per la vostra autostima. Lui ha un bello rosso. C'è una bella autostima io. Sì, dovuta a quello che pensa il tuo staff di te. Qui posso confermare che allora, tutti quanti, vedi, scusate, ma Chiara ti fa tanti cuori. Spettatore, ma io è così che leggo, qualsiasi lettore, però se leggo piano piano leggo. Ma ormai ti conosco. Qui se leggo piano piano, leggo una cosa che è, però insomma, mente mia. Invece lei ma tu, perché... forse ti emozioni dopo tutti questi anni ancora ti emozioni leggi anche una telecamera. Mi emoziono perché che bua perché è me vicino, lo so, però è come un oppressore, c'è un oppressore a fianco e io mi emoziono, no? Da così è. Un'amica mi chiamava prof una volta poi allora, ha preso confidenza e mi chiama Ciccio Sa. Allora Francesco, presentiamo la nostra cara, bella, gioia. Pubblicità, la nostra giovane, bella, cara, pubblicità. Ecco, hai ragione. Quanti complimenti per la pubblicità. No, io ci faccio davvero i complimenti agli sponsor, perché la saluto, perché se non ci fossero loro, caro Francesco, tu lo sai. E facciamolo anche a chi monta questa pubblicità, questi spot. A chi monta? Chi li fa, ma chi li crea? Chi ne monta? Io penso che monta il nostro Mariuccio. Francesco e Mario. Francesco e Mario, salutiamo a Francesco Mendicino. No, io a lui non lo saluto. Non lo saluto, no. Io lo saluto e i suoi figli. Anzi, pure, ti faccio un gestaccio. E poi salutiamo tanto giusto che i monte, davvero, che i monte. E come i montano toghe. Chi? Precisi. Sì, sono bravi, ho appena detto che complimenti, bravi. Vabbè, io mando la pubblicità. Pubblicità a frappè. Unipolsai Assicurazioni, agente generale dottor Vincenzo Ferraro. Ci trovi a Piazza Rotonda 6, Palazzo Bertucci, alla Mezze Terme e a Chiaravalle Centrale, Corso Gregorio Stagliano, numero 395. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Ottica Center, i tuoi occhi al centro. Trovi al piano terra del centro commerciale Due Mari, Maida, in via Lucrezia della Valle a Catanzaro e a Parco del Sole a Maierato a Vibo Valentia. Ciccio, togli gli occhiali. Allora, siamo rientrati dopo la pubblicità, caro Francesco. Caro Francesco, dopo la pubblicità, si sente? Siamo rientrati, tu lo sai che c'è. Bentrovati. Bentrovati. Allora, tu sai che devo presentare una grande collega, amica, collega veramente brava, brava, giornalista, giornalista brava, ma come, brava, c'ha una futura, c'ha una voce, ma è come se già lo fosse, c'ha una voce sottile, che parliamo, bella. Che parliamo, queste sono, c'ha una voce sottile bellissima, dice, oh no, tu sei d'accordo tu? Sul sottile no, ha una bella voce, però le voci sottili di no. Sottile che vuol dire? Soave, delicata. Delicata, bella, bella. E la presento subito. Vai. Io vi presento, ma grande, grande, futura giornalista. Vi presento la signora Maria Chiara Caruso. Ecco voi. Bravo. Queste sviolinate. Queste sviolinate. Ciao, ci vediamo. È stato bellissimo. Ci vediamo a lui. Allora, Albino, si è stato meraviglioso come sempre. Buongiorno Francesco, buongiorno. Ciao. Lamezia. La mia socia. Il mio socio. La mia socia mediatica. Il mio socio mediatico.
E allora, Francesco, la tua prima rassegna stampa da co-conduttore. Quante co-conduzioni. E quante co-conduzioni. Quante cucuzze, quanti fior di cucuzze. Hai ragione. Come ti è sembrata, come l'hai vissuta questa prima esperienza? Non ci ho dormito la notte. Immaginavo questa risposta. Te l'ho praticamente servita su un piatto d'oro. E allora? Non era d'argento. Io dico d'oro perché è prezioso. Mi tratti troppo bene. Sì. E allora andiamo alle notizie. Notizie. In pole position per la Gazzetta del Sud, se parliamo di Lamezia Terme, abbiamo i controlli su altre tre sezioni congelate. Vincitori bel e vinti che fanno, promettono di lavorare per il bene della città. Il centro-sinistra si lecca le ferite. È un bel casino. Perché si stanno facendo un po' dei ricontrolli su quelli che sono alcuni voti dei consiglieri comunali. Sì, che vanno avanti da ben oltre 2 settimane. Ecco, quindi, e dobbiamo arrivare poi alla fine, dobbiamo capire chi sono, quanti voti hanno avuto reali questi consiglieri comunali. Ci sono 3 sezioni congelate, per cui ecco, non sono belle cose queste. Pensate proprio da dire cosa hanno potuto combinare, cioè non lo so, cioè, si stanno ancora verificando registri e schede elettorali. Dopo 2 settimane ancora ci sono verifiche sui voti, registri sbagliati, verbali manomessi, ecco. Un delirio, davvero un delirio. Io non so come possono accadere queste cose. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Però la cosa positiva è che abbiamo un nuovo sindaco e, secondo le dichiarazioni di Paolo Mascaro, che sta lavorando per avere il prima possibile la sua giunta, sarà una commissione, una giunta di professionisti che mireranno al bene della città e soprattutto alla messa in piedi della macchina comunale, che sappiamo in dissesso, insomma, non si capisce com'è. Non è messa questa bene. Macchina comunale, sappiamo che non è messa bene, però quantomeno Paolo Mascaro sembra essere ricco, pieno di positività, e speriamo appunto lavori bene con la giunta, che secondo quanto afferma sarà fatta composta da professionisti. Per cui noi facciamo i migliori auguri al nuovo sindaco. Insomma, questo. Ne abbiamo bisogno tutti. Sì, ne abbiamo lui bisogno. Ma soprattutto noi lametini dopo 2 anni di inferno, dopo quello che è accaduto. Esatto. Sì, speriamo bene. Invece il PD, Francesco, continuerà appunto nel suo percorso, nel senso che chiaramente il PD sappiamo che non è uscito vincitore da questa battaglia. Al consiglio comunale ci sono i nomi di Aquila Villella per il PD e lista civica Lucia Cittadino, Lucia Alessandra Cittadino, mentre Eugenio Guarascio chiaramente entra in consiglio comunale. Qualora Eugenio Guarascio non dovesse rimanere all'interno del consiglio comunale, andrà come consigliere Lidia Vescio. Me lo confermi questo, giusto? Perché quella che ha avuto i punti, diciamo, i voti maggiori rispetto agli altri, quindi vediamo un po' quello che succederà. Però per il momento Guarascio è all'interno del consiglio comunale, quindi da lì non lo sposta nessuno. No, per il momento. Anche perché sembra abbastanza motivato a proseguire questa sua opposizione, chiamiamola così. Ecco, però c'è anche da dire che appunto, secondo quanto si affermano da alcune dichiarazioni che hanno rilasciato alcuni componenti del PD, la candidatura di Piccioni non rappresenta la discontinuità rispetto al passato. Abbiamo parlato di questi errori, tra virgolette, sbagli, si è polemizzato molto su quello che la sinistra poteva o non poteva fare. Hanno scelto 2 candidati differenti per il PD e lista civica Guarascio. Piccioni abbiamo visto che si è distaccato da questa scelta del partito, quindi parliamo di una sinistra, ecco, oggettivamente, una sinistra oggettivamente divisa. Esatto, quindi di questo però ne parleremo e lo approfondiremo sicuramente con le prossime puntate di Cantiere, sicuramente. Quindi non ne parliamo più? No, non ne parliamo più perché comunque... Ah, perché qua c'è una pagina dedicata solo al centro-sinistra. Leggiamo, no, più che altro Italo Reale, leggiamo Italo Reale, no, quello che afferma, vai. Lo leggere? Sì, vai qualcosa, allora, poi lo commentiamo insieme. L'intervento di Italo Reale, il risultato del voto mantiene situazione di incertezza. Perché? Il risultato del voto che ha visto la vittoria del sindaco uscente Paolo Mascaro mantiene comunque una situazione di incertezza per il ricorso sull'incandidabilità presentata dalla Procura della Repubblica
e dalla Procura Generale e soprattutto per le indagini che si stanno svolgendo per i possibili condizionamenti da parte della criminalità. Insomma, Italo Reale torna ancora una volta sull'argomento incandidabilità o presunta tale del sindaco Mascaro, anche perché c'è stato un ricorso, e quindi è chiaro che ipoteticamente potrebbe rappresentare una nuova spada di Damocle per la nostra città. Ovviamente si spera che alla fine Paolo Mascaro risulti a tutti gli effetti, perché ricordiamo candidabile che, a questo punto ricordiamo che l'incandidabilità, però anche Reale stesso lo dice, sì anche Italo Reale, devo ammettere che poi andando avanti nell'articolo che se volete appunto lo potete leggere, anche Italo Reale lo ammette. Ricordiamo che però l'incandidabilità c'è dietro questa questo titolone, questa sciagura, sembra quasi l'incandidabilità, sicuramente non è positiva per l'immagine del sindaco, comunque chiaro, della città di Lamezia Terme. Quindi non bisogna gioire dietro una futura incandidabilità, ma assolutamente no. Anzi, se ci teniamo a fare l'interesse della città, allora dobbiamo cercare, come dice poi nell'articolo Italo, insomma dobbiamo cercare di quantomeno adesso andare avanti, lasciare un po' i dissapori del passato o quantomeno le proprie convinzioni, anche perché ricordiamo che in opposizione al Consiglio Comunale c'è proprio una sinistra, un centrosinistra, e quindi il centrosinistra dovrà adesso raccogliere queste forze e collaborare in Consiglio Comunale affinché la nostra città, che ha vissuto uno dei periodi peggiori, penso, della storia, degli ultimi anni, insomma, si rimette un po' in piedi. Quindi questo è la cosa fondamentale, il messaggio che deve passare, che ci teniamo affinché passi. Poi andando avanti affronta di nuovo la questione della sconfitta del centrosinistra, e quindi le cose di cui abbiamo appena parlato. Però insomma, però devo dire che poi vedendo un po' la situazione del centrosinistra, anche ascoltando Tonino Siriani, Gianluca Cuda, abbiamo ascoltato Aquila Villella, il dottore Muraca, ci sono state delle ammissioni, no, tra virgolette, e soprattutto una volontà di ricominciare. Io questa volontà l'ho letta, la leggiamo negli occhi del PD, ma anche di altre personalità fondamentali per il centrosinistra, quindi che sia di buon auspicio anche questo, no? Sì, perché un po' è vero, cioè c'è poco da fare, è un po' quello che è mancato al centrosinistra. Ecco. Il centrosinistra, tra l'altro, diceva anche Guglielmo nella diretta sul ballottaggio di Cantiere, c'erano buone possibilità con una sinistra unita e coesa di arrivare al ballottaggio. Magari Mascaro avrebbe vinto ugualmente, però questo è stato un po' un limite della sinistra, che comunque per quanto riguarda il PD, secondo me, considerando le tempistiche, questa sorta di rifondazione che è avvenuta negli ultimi tre mesi, secondo me ha fatto un buon risultato. Sì, anche perché poi si parlava di un partito, considerate che, le premesse, di una situazione partitica in Calabria disgregata, non solo in Calabria, poi abbiamo visto anche nel resto d'Italia, per cui già rimettere in piedi e rimettere insieme i cocci, i pezzi, è stato facile, per cui bisogna essere anche contenti, anche se non si è arrivati alla vittoria, del risultato, anche perché è una buona che base di partenza, secondo si sta me andando per avanti con per il programma, rilancio, no? Quindi non in ogni caso si sta lavorando e siamo felici di questo. Poi passiamo, vediamo se c'è qualche altra notizia riguardante la politica partitica e non, altrimenti negativo. Andiamo, ecco, andiamo a quella che è una notizia sempre politica, però bloccati i fondi per il centro di neurogenetica. L'ex presidente della regione Nisticò chiede l'intervento di Oliverio e Mascaro. La struttura di neurogenetica è stata istituita nel 1996 dalla dottoressa Amalia Bruni. Abbiamo visto, ce ne siamo occupati, ce ne occuperemo di come i fondi per il centro di neurogenetica fiore all'occhiello dell'ospedale di Lamezia Terme manchino i fondi. Venendo a mancare i fondi, la ricerca chiaramente deve rallentare. Chiaro. E per un reparto d'eccellenza come questo, per un settore d'eccellenza come quello della dottoressa Amalia Bruni, questo è inconcepibile, non è possibile, per cui chiaro, cioè, ci mancherebbe, non si può, capite che
perché ora è finita la battaglia politica, però alla Mezzia Terme i disastri rimangono. Quindi, soprattutto quello della sanità. Ecco, soprattutto quello della sanità. Per cui Oliverio, Mascaro, Nisticò vi chiede di intervenire, perciò intervenite soprattutto su questo argomento in particolare che ad oggi ci interessa in maniera predominante, giusto? Assolutamente. Quindi faremo di tutto affinché insomma possiate ascoltarci. E allora andiamo avanti, prego, per vediamo cosa c'è. Avuto... Si è sentito un boato, però non è nulla. A proposito di sanità, abbiamo questo esposto di Sapia, dei 5 Stelle, sull'ufficio ticket chiuso a Soveria, un altro ospedale lì, alquanto problematico. Anche lì problemi sulla sanità, per cui si parla di casi, questo è il caso che in procura sicuramente sta vedendo un suo sviluppo. Adesso diciamo che c'è qualche problemino con l'ASP di Catanzaro e con tutti gli ospedali. Esatto. A proposito di ASP, noi parliamo anche di un argomento che oggi fa parte di una notizia, insomma, omissioni, dati d'ufficio, assolti Paladino e Catalano. Sì. Il Tribunale Lametino ha assolto Giovanni Paladino nella sua qualità di direttore del distretto sanitario del Lametino e Mario Catalano, il direttore sanitario dell'ASP di Catanzaro, dall'accusa di rifiuto ed omissione di atti d'ufficio per aver omesso nelle loro qualità di autorizzare un trattamento sanitario in adroterapia da effettuare presso un istituto di Pavia. E quindi sono stati assolti sia Paladino che Catalano. E infatti anche questa notizia lo diceva qui senza che anche approfondiamo perché siccome di norma in questa rassegna stampa siamo garantisti, ecco. Ben venga un lieto fine così per i due imputati. Esatto, appunto. Poi andiamo avanti, vediamo what se else? Qui c'è ancora qualcosa riguardante questo argomento, altrimenti poi passiamo ad altro. No. Conflenti, allora. Lamezia, qui abbiamo... un trafiletto dedicato a questo collettivo fotografico che ha partecipato alla Mezza allora, Film Fest. Dopo la politica, dopo caso ASP, un po' di cultura. Sì, dopo caso ospedale, passiamo a quelle che sono anche le notizie positive riguardanti la nostra città. Abbiamo detto che la cultura non si è fermata, la cultura non si ferma per fortuna, e a questo proposito c'è un articolo che ci riguarda personalmente perché c'è uno proprio delle persone che più conosciamo, no? Un collaboratore anche in questo articolo. Sì, sì, sì. Che è Domenico Mendicino e il suo collettivo fotografico LEF. Si parla di creazione di nuovi linguaggi della fotografia. Esatto, infatti dice proprio che l'associazione F propone nuovi linguaggi fotografici fuori dagli schemi tradizionali, cioè bisogna un po' riscuotere il mondo, scuotere il mondo dell'arte, bisogna svegliare anche questo mondo, e nella nostra città la nascita di questa associazione comunque è di fondamentale importanza. Certo, per cui ecco, ben vengano sempre nuove associazioni culturali, soprattutto se si rivelano in qualche modo avveniristiche, se hanno diciamo come obiettivo quello di evolvere, di cambiare. Di progredire. Esatto. Far progredire un determinato campo, che sia la fotografia o, esatto, o altro. Esatto, e poi c'è un'iniziativa che io voglio, su cui tengo moltissimo, che è l'iniziativa dei carabinieri Lions e AISM. Sabato ci sarà proprio un gazebo informativo contro la violenza di genere e il femminicidio, per cui insomma anche questo, vedete che su alcuni argomenti di cui abbiamo già parlato, perché proprio qualche giorno fa la ricorrenza della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e per questo motivo molte associazioni, anche molti enti locali si sono mosse. Come vedete non è solo circoscritta in un giorno particolare la violenza di genere e il femminicidio, ma poi si prosegue. Per questo motivo ci saranno gazebbi informativi e altre iniziative. Poi tra l'altro una raccolta fondi dei club cittadini a sostegno del centro antiviolenza Demetra, un aiuto concreto proprio alle donne per non lasciarle sole, e quindi prosegue il dibattito
dibattito attorno alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e di questo sono molto felice. Sì, però per quanto ben vengano queste iniziative, è triste che si debba fare tutto questo per sensibilizzare le persone a un problema che non dovrebbe esistere. È vero. Comunque, però io dico sempre che è uno strano mondo, ma i media, l'informazione ha un compito molto importante, quindi centrale direi, perché la sensibilizzazione parte da noi, parte dal piccolo, ma parte anche da noi che facciamo informazione. Certo. Quindi la buona informazione anche in questo caso deve andare avanti, e va avanti, bisogna dire la verità. Anche a Cortale si celebra la giornata contro la violenza, quindi c'è una... In questi casi si è sempre molto uniti, e questo mi fa piacere, mi riempie di gioia. Poi andiamo avanti con quella che è, con quelli che sono, diciamo, gli spettacoli, perché alla Mezza Terme, nell'ambito della rassegna Bacantiando, che cosa succede? Che cosa qui succede? Non è lo stesso. Qua non è lo stesso. Tu stai parlando. Fate. Vai. Stai parlando, allora, praticamente al Teatro Prandinetti, di cui possiamo festeggiare ormai la riapertura, finalmente. Grazie al cielo, è andato in scena Uno, Nessuno e Centomila, che è chiaramente una delle opere più celebri di Pirandello, e va bene, è andata in scena con la compagnia, dov'è che lo perdo? Di Lipari, se non erro, Lipari, questa è una compagnia di Lipari, e Voci, ecco. Maschere e specchi catturano il pubblico, quindi è stata una festa, una vera e propria festa teatrale, bellissima. La compagnia è Piccolo Borgo Antico di Lipari, quindi ecco, una compagnia siciliana, quindi suppongo pirandelliana fino al midollo. ed è andata bene, meno male, speriamo ce ne siano tante altre. La rassegna Bacantiando chiaramente proseguirà sì, ed è stata l'anno. Una cosa che è mancata tantissimo alla Mezza, si è spostata a Catanzaro l'anno scorso. Sono tutte cose di cui questa città ha bisogno. Bisogna crescere, bisogna anche riscoprire quello che è stato tolto alla città di La Mezza Terme. Ci sono problematiche concrete e impellenti, però la cultura è importantissima per far crescere, per far vivere il tessuto sociale di una città che altrimenti va a scomparire. Bravo Francesco, Ciccio, perché io non riesco a chiamarti Francesco, bravo Ciccio. E poi gli studenti dell'Istituto Costanzo di Lamezia domani faranno un collegamento in diretta dall'Antartide. Anche quest'anno l'Istituto Professionale per Odontotecnici e per l'Agricoltura di Lamezia Terme Savutano, facente parte dell'Istituto di Istruzione Superiore Costanzo di Decollatura, ha aderito al progetto AUSDA, adotto una scuola dell'Antartide. È un progetto bellissimo che fa onore sicuramente agli insegnanti, ai preside delle varie scuole e agli studenti, che vengono sensibilizzati sempre di più su alcuni temi che comunque riguardano la società. Venerdì alle 9:30 dall'auditorium dell'Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di San Biase si svolgerà una videoconferenza con i ricercatori della stazione scientifica Mario Zucchelli in Antartide. Bellissima iniziativa. Assolutamente. Complimenti, da seguire. Andiamo a vedere se c'è altro. No, per il momento quanto qui riguarda il Lamezia, non verifico nulla. Vabbè, è stata celebrata la giornata regionale della scuola sempre al Teatro Grandinetti. Sì, esatto. E quindi finalmente, insomma, abbiamo detto come ha riaperto e ha ricominciato la propria stagione a piena attività nelle varie scuole. Meno male. Beh, abbiamo finito per oggi, abbiamo terminato. Dalla regia Domenico ci fa segno. Che succede? Ad Albino, dobbiamo lanciare ad Albino, certo. Adesso noi vi lasciamo comunque al momento music, e quindi con Albino Ambrosio, che ha già anticipato che ci farà ascoltare la canzone del Galluzzo, giusto? Mana ha rubato Galluzzo. Allora ascoltatela. Tratto da una storia triste. È vera, soprattutto. Dal romanzo di uno che non aveva voglia di scriverlo. Ecco. Allora, buona giornata a tutti e ci vediamo domani, sempre stessa ora, stesso appuntamento. Ciao. Ah, siamo partite. Oh,
mare, bella mia, aiutatemi a trovare, a rubare, lo vaglioso, me la rubare, non saggio più, che chierico, me la rubare, non saggio più, che chierico, me la rubare, non saggio più. Mare, se guardate le galline mia su aggiunto, sono tutte variate, calo galluzzo non torna maggiù, giro becca, giro bella, oh galluzzello, io non lo trovo giù, che chiere co. Mi la robare non saggio cufu, che chierico, mi la robare non saggio cufu. Alle quattro da mattina, lo galluzzo mi svegliava, io mi alzavo, poi partia, e l'uomo non mi risveglia mai. Adonai a Luca Pune, dove è tani montezze, e ti vince le sue pinne, tra un giornale buio da cose. Che chiere co, se lo mangiare non sa giù fu, che chiere co, se lo mangiare non sa giù fu. E non saggio buffo. A posto, che bellezza. E siamo dedicati a tutto la mezza, va. Ma rubaro quaggiozzi. E gli voglio spiegare, che dice, ma che vuol dire sta canzone? Sta canzone vuol dire che aveva, c'era uno che aveva un bello quaggiozzi. E ci ho pigliato poi. Ci ho pigliato, cercava. E non l'ha potuto appunto. Si è donato a dove tenere in montezza, no? E ha trovato le penne su, ha conosciuto le penne che entrano nel giornale, con giorno, poi le sono mangiato. Hai capito? E qui. Allora. Che schifo, vabbè. Io voglio salutare il mio editore che non c'è, oggi è assente. Salutiamo, io saluto a Domenico, il mio amico Domenico, sua nipote Sveva, i suoi genitori e le nonne. E poi, cosa avete potere? Ci vediamo sempre se Dio vuole. E salutiamo tutte le persone di Instagram, di tutto il popolo. E Facebook. E YouTube no. YouTube è che? YouTube pure. Ok. YouTube. Comunque, allora io vi saluto e ci vediamo domani. Ti saluto orario. Ciao, ciao, ciao a tutti.